Eccoci qui, cari amici di La Mia Vita Spaziale, per una nuova puntata dedicata al mondo del digital. Oggi parliamo di immagini nel web, ma non solo. Ma lo vediamo subito dopo la sigla. La Mia Vita Spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Ebbene sì, tutti capita di navigare in internet, di vedere dei siti, e quando tu finisci in un sito, pian pianino, questo sito si carica lento, perché ha delle immagini molto pesanti. Questo è l'errore più comune che fanno quelli che fanno i siti. E talvolta ci arrivano anche delle immagini su WhatsApp, su Telegram oppure via mail che sono di una pesantezza incredibile, sono davvero pesanti. Ecco, sappiate tutti voi che state ascoltando che Google penalizza moltissimo un sito che si carica lentamente. Quindi le immagini, prima di caricarle su un sito o su un blog, WordPress che sia, dovrebbe essere resa molto leggera, in modo tale che in pochissimi decimi di secondo questa immagine venga caricata e quindi la pagina sia, diciamo, accettabile. Esistono molti servizi che ti puliscono, diciamo, le immagini, te le rendono vedibili perfettamente, ma molto più leggere. Io oggi te ne voglio consigliare uno gratuito. È un sito che si chiama tinyjpg.com, JPG come il formato delle immagini, ma non fa solo JPG ma anche PNG, che è un formato un po' più, diciamo, pesante, ma pur sempre usatissimo nel campo del web. Ebbene, qui con un semplice drag and drop tu puoi caricare fino a 20 immagini, addirittura di 5 mega ciascuna, che non è difficile trovarle perché basta una fotocamera digitale, oggi hanno delle immagini di una pesantezza incredibile, le trascini nella finestrella che c'è vicino al panda di questo Tiny JPG e questa immagine viene compressa in modo veramente perfetto. Ce ne sono altri siti che fanno queste cose, ma si vede nettamente la differenza. Invece l'immagine originale e l'immagine che TinyJPG ha ridotto è praticamente identica, ma con una variazione di peso molto molto importante. Quindi cosa devi fare? Quando tu vuoi caricare qualche immagine, spedirla o caricarla su un sito, vai su questo sito, il link lo trovi nelle note dell'episodio, drag and drop le tue immagini e poi finalmente sono pronte. Io ti invito a farlo proprio costante, sempre, perché tanta gente poi se lo dimentica e io vedo girando in internet dei siti veramente di una pesantezza insopportabile. Quindi, boom! TinyJPG. Ecco, anche questa settimana un semplicissimo sitino, molto semplice, che però va messo nella cassetta degli attrezzi. Io ti consiglio di fare una cartellina di tutte le i siti che possono esserti utili, divisi magari per servizi, ottimizzazione immagini piuttosto che foto free che puoi avere da internet, in modo tale che nel tuo browser, quando hai bisogno di un qualcosa, senza che ti venga in mente c'era il podcast della mia vita spaziale che diceva, ce l'hai lì comodo sul tuo browser. Quindi fatti una cartellina, quando senti qualcosa interessante, qualcosa di utile per questi piccoli servizi, ti invito a farlo in maniera veloce. Ta-da! Io sono Andrea Brugnoli, questo è il podcast La Mia Vita Spaziale, e se ti è piaciuto questo podcast lascia qualche stellina, metti qualche like, perché questo contribuisce a far crescere e far diffondere il podcast sempre di più a tante persone. Spero che anche questo consiglio settimanale ti sia stato utile. Se no, ne hai più di 250, li trovi su Spreaker, su iTunes, su Spotify, dove vuoi. Cerca anche col tuo assistente vocale il podcast di La Mia Vita Spaziale e boom, ci siamo tutti, e anche la tua vita sarà sempre più spaziale. La Mia Vita Spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.